Ciao, benvenuti, spero che stiate tutti bene. Vi ricordate di me, sono Ettore, come state? Spero di vedervi al più presto, quando sarà tutti insieme in GetaQA. Allora, volevo disturbarvi, farvi passare qualche minuto di questa domenica assieme a me e volevo fare un ripasso di tecniche, soprattutto concentrarci sulla parte teorica, perché vi ricordo che il judo non è solo pratica sul tatami, ma è anche teoria. Allora, ci sono due saluti fondamentali che si fanno sempre prima di salire sul tatami e lo sapete che vanno fatti. Saluto in piedi, Rizzurei, prima di entrare sul tatami in questa maniera. Talloni uniti, mani lungo i fianchi, schiena dritta, sguardo verso il tatami. Arrivo in questa posizione con le mani sopra le ginocchia, schiena leggermente piegata e guardo in avanti. Aspetto il comando del capofila o del maestro e torno in posizione. Il secondo saluto è Zarei, che è il saluto in ginocchio. Aspetto sempre il comando del capofila. Scendo puntando il piede con la gamba sinistra, ok? Punto sempre il piede, scendo con la gamba destra, mi siedo sui talloni, le mani le porto a questa altezza, gomiti chiusi sempre, che mi aiutano a tenere la cintura chiusa. Scendo in questa maniera tenendo le mani a triangolo e la testa non deve essere piegata. Ci si ferma in questa posizione guardando il tatami, si aspetta il comando del capofila. Si ritorna in posizione mantenendo le mani in cintura e i gomiti chiusi, si puntano i piedi, prima sono sceso con la sinistra e ora salgo con la destra, mantenendo sempre i talloni uniti e portando le mani lungo i fianchi. Allora, dopo i saluti, passiamo un attimino a ripassare la parte teorica, perché non voglio annoiarvi oltre, però sapete benissimo che la teoria è una parte fondamentale del judo. In ogni sede d'esame, per qualunque cambio di cintura, vi verranno richieste delle nozioni, delle informazioni sul judo, sulla storia del judo che voi dovete sapere. Allora, judo cosa vuol dire? Via della cedevolezza. Quindi il principio del judo si basa sul minimo sforzo per ottenere il massimo risultato. Vi diciamo sempre che non serve la forza, perché judo non è uno sport di forza. Via della cedevolezza cosa vuol dire? Cedere, accettare la caduta. Ricordatevi che cadere non è sbagliato, perché il 90% della tecnica la esegue uke. Uke da ukemi, cadute. Se Tori, colui che esegue la tecnica, ha un buon uke, il 90% della riuscita di una tecnica è, o di un kata, è di uke, perché le ukemi, le cadute, se fatte bene, aiutano a, prima di tutto, a vincere la paura di cadere, che è fondamentale vincerla perché l'abbiamo tutti. E poi uke, come vi ripeto, aiuta Tori ad eseguire la tecnica ed è fondamentale. Prendiamoci sempre cura del nostro uke, ve lo diciamo sempre, perché se io non ho uke che si allena con me in palestra, non posso fare niente, ok? Quindi ricordatevi bene queste cose. Allora, Jigoro Kano, fondatore del judo, nasce nel 1860 a Mikage. A 22 anni, nel 1882, fonda la sua prima palestra, che è il Kodokan. 22 anni, con 9 allievi e 12 tatami. Nel 1938 muore. Il 5 maggio muore. Queste sono quelle piccole nozioni che voi dovete sempre sapere. Poi il judo deriva dal jiu-jitsu. Infatti il judo ha rielaborato e sintetizzato le tecniche del jiu-jitsu, le ha rimodernate, le ha fatte sue. Quindi il judo si può definire una radice del jiu-jitsu. Infatti jiu-jitsu, jiu, usa le prima parte della parola. Allora, il dojo, lo sapete tutti, è la palestra, il tatami è dove ci si allena, ok? Noi ce l'abbiamo azzurro, però può essere di qualunque colore, però il tatami, qualunque dojo voi andrete, sarà sempre quello. Il costume che io indosso, lo conoscete bene, si chiama judogi, la cintura si chiama obi,
e le ciabatte si chiamano zori. Ultimo video, poi vi lascio andare ragazzi, vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità. Ukemi, cadute, ujirō ukemi. Spiegherò l'ujirō ukemi. Prima fase, mi siedo, piedi dritti a martello, braccia non dritte ma leggermente flesse, come vi diciamo sempre, testa chiusa, mento appoggiato allo sterno, scendo, mi fermo in questa maniera, guardate la posizione che io tengo, non voglio vedere questi, non voglio vedere questo, questa è la posizione corretta e ritorno. Prima fase, seconda fase, mantengo l'equilibrio in questa maniera, lo so che non è facile, però cercate di mantenere sempre l'equilibrio in questa maniera, se ce la faccio io ce la potete fare anche voi, scendo e arrivo sempre in questa posizione, è la stessa posizione di prima. Prima fase, seconda fase, in questa maniera è la seconda fase, ok? Terza fase, sono in piedi. Piccolo passo in avanti per creare un po' di spazio, gambe larghe come le spalle, braccia mai tese, leggermente piegate, è indifferente la gamba con cui mi allungo indietro, può essere la destra o la sinistra, prendo in questa maniera, scendo, scendo, il mio sedere va sul tallone, scendo e arrivo ancora in questa posizione e torno. Va bene, per ora abbiamo finito, abbiamo fatto un po' di judo, un po' di teoria, un po' di pratica, vi ringrazio e alla prossima, un bacio a tutti, grazie ancora. Grazie ancora ragazzi, a presto.